Bentornati fratelli di Tuberanza, eccoci di nuovo nel Kirat, nell'Himalaya. Dobbiamo raggiungere quell'obiettivo là. Quindi, oh, meno male, pensavo che piombavamo di giù. Ce l'abbiamo fatta, grande. Ok ragazzi, l'arma caot l'abbiamo trovata nello scorso episodio. Per chi se lo fosse perso consiglio di andare a vederselo. Lì c'è un coso blu, quindi significa che è un mio amico. Ah, mi sta chiamando. Ciao amore. Sì, sono io. Usa la corda. Ah, bella. Saliamo, via. Mamma mia. Hopla. Gula, ma arrampico ragazzi per una scimmia. Ottimo. È un onore conoscerti. C'è tesoro. Ah, ti spara in vagina. Sabalti sta aspettando vicino alla torre. Mi sta sulle palle ste bottiglie, non ce le voglio. Vicino alla torre mi stanno aspettando. Corri. Hopla. Sentite la colonna sonora, ragazzi. Minchia che bella. Bello questo graffito. Bellissimo. Permesso? Salve. Ce l'hai fatta. Eh già. Bravo, figlio di Mohan. No, perché non pensavo di figlio di puttana. Sei il figlio di Mohan Gandalf. Forse non lo sai, ma il nome è un grosso rischio. Soprattutto per il sentiero d'oro. Quelli dell'armata mi stanno ancora cercando. Eh già. Pagan Min non si fermerà davanti a nulla per via verde. Merda. Alcuni degli uomini di Pagan ci hanno trovato. Porca puttana. Da un momento all'altro ci tocca combattere. Ma non c'è problema. Qual è il problema? Ora li massacriamo tutti quanti, uno a uno. Oh, che andare roba mi sta da, oh. Eccola là. Ok, andiamo. Spara. Ma che c'hanno, il cappuccio? Ok, è andato. Ne combattiamo per il Kirat, signori. Gli uomini di Pagan Min. Pezzo di merda, ma io non lo capisco la doppia faccia di Pagan Min, sinceramente. Perché fa il finto amico? Quando in realtà è un pezzo di merda seccato. Olè, colpo alla testa, signori. E questo col quad dove va? Oh? Mi dicono che c'è una mira della madonna. Oh cazzo. Aspetta. Devo andare via le munizioni, oh. Aspettate un attimo. Olè. Colpo alla testa anche a questo. Olè. Mamma mia ragazzi, qui questa è una sparatoria degna dei migliori film americani. Ma dove cazzo stava? Porca puttana. Valanga, al riparo. Una valanga. Oh porco. Minghie. Sì, vabbè. Questo ragazzo è immortale. Non lo uccide neanche le valanghe. C'è un po' di neve negli occhi, mio fratello. Dovresti metterti una pulita. Ah, ok. Si è salvato anche lui. Hai la pellaccia dura, fratello. Ah, tu no. È una cosa positiva, no? Prologo completato. Scusa, e il trofeo? Niente, non mi dà manco un trofeo. Mi piacerebbe platinarlo, fratelli, però andiamo un po'. Kirat. Ottieni PX, perché non XP, il padre di Ayai, Mohad Gal, è il fondatore del gruppo dei ribelli del Sentiero d'Oro. Usa frecce, dardi e coltelli per uccidere in modo netto gli animali, ottenendo più pelli. Non fa legge. Come avete fatto a trovarmi?
Abbiamo visto l'elicottero di Pagan. Non si spinge mai così a sud e volevo capire perché. Ah. È andata bene. Eravamo in zona quando ci ha scritto Darpan. Beh, eccoci qua. Eh già. Benvenuto a Banapur. Minchia. Sede del Sentiero d'Oro. Che bella. Lui chi è? Dov'è Darpan? Musa è buona questa. Non ce l'ha fatta. Lui è Ajay Gall, figlio di Mohan. Oh, allora te la do. Darpan è morto? E mi hai portato questo qui? Io non c'entro con questa storia. Sto solo cercando Lakshmana. Fra, non guarda così perché tu lo metti subito su un mocca, eh. Non abbiamo tempo per i turisti. Turisti? Cosa tanto alla fine me la dai. Tu non lo sai, ma... vedrai. Mi spiace, fratello. Amita è un po' permalosa. Ah, tranquillo. Tranquillo, non c'è problema. Tanto poi me la scopo dopo. Dal suono si direbbe un tempio, un santuario. Ma se è così, è a nord. Il nord è territorio nemico. E non ci possiamo andare per ora. No. E non ci si può andare, un po'. Torna quando sei pronto. Bene. Vado a farmi la tizia e torno. Ci voglio. Un attimo. Dai. Lasciatemi libero, voglio andare a farmi la tizia. Ehi, tizia, dove sei? Guardate come sono, sono un grillo. Ci lasceremo alle spalle gli errori del passato. Mio marito ama cucire. Ma che cazzo me ne frega? Eccola qui. Io lo sapevo che l'avrei ritrovata. Eccola qua. Sabal dice sempre che non dovrei farlo. Poi anche la bimba non è male. Oh, ciao. Ah, il turista. Tu in un po' sono venuta a prendere? Lei è Badra. Ciao. La tua vulva. Continua. Vieni qui. Senti, ho reagito male prima. Siamo in guerra. Che vi dicevo che prima o poi me la facevo? Il lavoro si accumula. C'è qualcosa che posso fare? Non sono un soldato, ma voglio aiutare. Sì, certo. È una fattoria, non lontano da qui. È di Canaan, ma lei è vecchia e le serve aiuto con qualche animale. Le pelli ci servono intatte, quindi usa questo. Badre? Pieno un po'. Stai? Tienilo bene. Prova ancora. Tienilo bene. Tizia, ti sei convinta che me la dai? Ti sei convinta che me la dai? Ti sei convinta che me la dai? Lasciami tirare. Lasciami tirare. Lasciami tirare. Ma perché non mi fa tirare? Incontra Canaan. Canaan, super detective. Ok, passiamo da qua. Oh, c'è un quad. Figa minghia, minghia figa. Comandi di guida per L sterza, accelera e frena. R2 spara. No. Ah, ok. Solo armi secondarie. Oh, gira, coglionaccio. Minchia, ragazzi, il quad come va? Minchia, minchia. Poi, ragazzi, mi sa che quella che stiamo facendo è una missione secondaria. Guida automatico attivato. Oh. Grande figata la guida. Cazzo. Ho sentito un lupo. Mi manda Amita, ha detto che c'era... Pure senta dringa sta signora. Un problema con gli animali selvatici. Qua non capisce la lingua tua. Amita, non ho idea di cosa devo fare. I lupi sono un bel fastidio per la fattoria di Canaan. Già. Ne ho uccisi un bel po', ma quest'anno sono diventati più aggressivi. No. Sono preoccupata per lei. C'è una tana lì vicino, fai piazza pulita. Credo che Canaan abbia dei rifornimenti da qualche parte nella fattoria, li puoi usare. E Ajay, scuoia le prede. Ah. Le pelli ci sono sempre utili. Va bene. No, ma io non ho intenzione di uccidere i lupi, scusa, Il lupo, ragazzi, se non lo sapete, è il mio animale preferito. Cioè, io ho anche un cane lupo. Non so se l'avete visto nel pack opening. Io ho un husky, quindi odio uccidere i lupi.
Che madonna, mi sono scrociato. Aspetta, ragazzi. Eccolo lì. Fum! Non volevo, Ciccio, fermati. Sono veramente molto dispiaciuto, molto, vi dico la verità. Minchia, sentite come ululano, minchia. Che spettacolo. Dobbiamo stare attenti. Cioè, questi magari ci... Usa per fotografare, per marchiare gli animali. Eccolo là. Eccolo qua. Mamma mia, ragazzi, ho una reflex. Dietro di me non c'è nessuno. E quella è la tana. Noi dobbiamo raggiungere quel punto là. Ok, andiamo. Passiamo da qua. Non mi va di lanciarmi. L'arco, ragazzi, ovviamente distrugge la tana dei lupi. L'arco dovrà essere potenziato, quindi per adesso. Oh, fra, ma ti scroci con un attimo, ma che cazzo fai? Cioè, relax, cioè. Camadonni. Camadonni. Buono. Buono. No, andiamo! Urca madonzica, ragazzi! Me la so vista malissimo, 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 malissimo. Ti scuoio. Minchia, se me la so vista male. Distruggi la tana. Tu che c'hai qui? Oh mio Dio, che cosa ho fatto? No, ragazzi, ho fatto una carognata e mi sento veramente una merda. Mamma mia. No, lupo, per favore, non ti mettere sulla mia strada, non vorrei mai acciaccarti, per favore. Ma io non... Oh, porco! Vabbè, d'altronde ha tutte le ragioni del mondo. Ah, non posso usare la guida automatica. Va bene, andiamo. Torniamo dalla signora. Oh, andare balda. Raga, guidare sti maledetti cosi è veramente difficile. Credo che mi sono cappottato, credo. Non vorrei fare conclusioni azzardate. Eccola qui, la tizia mi è venuta incontro. Perché sa che io lo voglio, io la voglio. Ciao signorina, no, io voglio questa. Badra, come va? Bene. Io ho portato queste pelli, ho pensato che potessero tornare utili. Sono ottime, Ajay. Però le puoi tenere, lei ne ha già abbastanza per i suoi tanka. Scusa, tanga cosa? Tanga, metti un perizomino. Questo è sulla vita di un santo. Quello è sul demone Yalang. Bellissimi. Quello è sulla dea Kira. E l'altro è su Badra. La prossima Tarun Matara. Che bello l'Himalaya. Tarun Matara è una dea in terra, se credi a Sabal. Non è vita la sua. Ma quanto sei buona. Viene trattata come un oggetto, una cosa. Grazie per l'aiuto. Dopo, figurati, amore. Ti farò vedere come farne buon uso. Ti farò vedere come farne buon uso. Minchia, minchia, minchia. Fratelli, la missione la tana del lupo è terminata. Spostamento rapido. Apri la mappa, evidenza l'icona e premix. Ma va, ok.
Ripeto, fratelli, la tara del lupo è superata, quindi noi ci vediamo con il prossimo gameplay, andremo a fare la missione per S. Quindi, niente, non mi rimane che darvi l'appuntamento con il prossimo video, mi raccomando, restate su Tuberanza e non abbandonate perché questa serie andrà seguita fino in fondo. Ciao!